Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Oggi sono particolarmente orgogliosa di girare il video su questa postazione perché abbiamo adottato io e mio marito un po' di piantine a casa. Tra cui questa che io amo particolarmente, l'ho posizionata qui in quest'angolo perché mi sembrava perfetto. Qui manca un pezzo di tenda perché le sto lavando, devo stirarla, quindi c'è la tenda trasparente con altre piantine che stanno fuori. Vabbè, è quel momento della vita in cui ci stiamo dando al giardinaggio. Anzi, fatemi sapere se vi fa piacere un tour delle piante non appena avrò concluso questa prima fase, ecco, diciamo così. Anche se questo video non c'entra niente con le piante, però ogni tanto mi piace parlare un po' a caso. Vabbè, allora oggi siamo qui per parlare di un argomento molto 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 interessante, in quanto ci sono tanti aspetti della vita quotidiana che non sempre, come dire, a cui non sempre diamo la giusta importanza, invece incidono sull'invecchiamento cutaneo. Non che l'invecchiamento cutaneo debba essere il nostro principale problema, però insomma, se siamo a conoscenza di determinate cose, magari possiamo evitare di favorire e velocizzare questo processo. Allora, oggi parleremo di tutta una serie di argomenti che mi auguro almeno alcuni li conosciate, ma molto, molto probabilmente sì. Però non posso non menzionarli. Allora, prima cosa, dunque, la dico per prima perché sicuramente lo sappiamo tutti, non tutti lo fanno, ma lo ribadiamo. Struccarsi la sera prima di andare a dormire. Ragazze, ok, truccarci, ok, tutto, però la sera dobbiamo rimuovere il make-up, dobbiamo assolutamente rimuoverlo, non dobbiamo trascurare nessuno step della skincare, già il fatto di pulire la pelle e farla respirare, perché la pelle non è, non che la pelle respiri, però insomma, darle un po' di aria è importantissimo affinché durante la notte tutti i processi di ricambio cellulare avvengano nel miglior modo possibile. Quindi dobbiamo favorire questi processi struccandoci, rendendo la pelle pulita e immacolata nel momento in cui andiamo a dormire, in quanto l'occlusione dei pori, la sporcizia, il sebo influiscono molto molto negativamente su questi processi che avvengono durante la notte, ma non solo, anche nell'arco della giornata. Ragazze, sin da subito, sin da giovani, cominciate a prendervi cura del contorno degli occhi da subito, cioè dal momento, diciamo dall'età anche stessa in cui iniziate a truccarvi. Se dovete applicare un prodotto sul viso, la pelle deve essere preparata. Se dovete applicare un fondotinta, qualsiasi cosa, non trascurate il contorno degli occhi. Ne esistono in commercio di tantissimi, anche per tutte le fasce d'età, anche super leggeri, per le più giovani. Consiglio ad esempio quello della Subbio all'olio di argan, ce ne sono di diversi, hanno un prezzo davvero accessibile a tutti, però non trascurate l'idratazione del contorno occhi e fatelo con un prodotto specifico. Vi ricordo quando ero piccola, spero che le cose siano cambiate, quando ci si iniziava ad approcciare alla skincare, si pensava solo alla crema viso, quando invece la prima zona da trattare è quella del contorno degli occhi, perché qui la pelle è molto molto sottile, va trattata col prodotto giusto ed è la prima zona che inizia a cedere con l'età. Quindi mi raccomando, non trascurate il contorno degli occhi. Poi un'altra zona assolutamente da non trascurare e che possiamo curare con lo stesso prodotto che applichiamo sul viso è la zona del collo e del décolleté. È una zona che involontariamente spesso viene trascurata. Noi la sera quando ci strucchiamo e facciamo la nostra skincare, applichiamo il prodotto sul viso e pensiamo di aver finito. No, servono prodotti specifici, va benissimo anche la crema o il siero del viso anche per questa zona. Quindi mi raccomando, portate giù le mani la sera quando applicate, la sera e anche al mattino per la skincare giornaliera, quando applicate i vostri prodotti sul viso, non trascurate questa zona perché anche questa è una zona su cui inizia il cedimento, in cui si iniziano a vedere le prime rughette, le prime lineette. Quindi per contrastare, diciamo, un po' questo processo che inevitabilmente avviene, applichiamo il prodotto per la cura della pelle e del viso anche in questa zona. Veniamo alla maggiore causa, cioè ciò che causa maggiormente l'invecchiamento cutaneo, la causa principale, il male principale che poi
se usato bene non è male e anche bene, ossia il sole. Allora, il sole ci fornisce la vitamina D, che non è assolutamente da trascurare. Allo stesso tempo però, se ci esponiamo in maniera sconsiderata, andiamo a danneggiare la nostra pelle ed è sbagliato iniziare a rendersene conto dopo i 30, dopo i 25, dopo i 35. È sbagliatissimo sin da piccoli, io dico proprio quando avrò un figlio, io quando lo porterò a mare penso che lo ungerò di crema, e sin dalla più tenera età bisogna cominciare ad applicare la protezione solare sia sul viso che sul corpo, perché ovviamente da quando si è giovani, quando si è adolescenti non ci si rende conto, perché chiaramente non, anche se ti sei scottato, ti sei bruciato, non vedrai le rughe sul volto di un adolescente, però se ancora in maniera non visibile si stanno danneggiando le cellule ed è qualcosa che poi si noterà nel futuro. E quante ne sento persone dire: ah, se da piccolo fossi stato un pochino più responsabile adesso non mi ritroverei tutte queste macchie o altro, insomma. Quindi mi raccomando, non trascuriamo la protezione solare anche quando si va in giro. Andrebbe applicata tutti i giorni come base viso dopo la crema viso abituale. Si può optare anche per una classica crema viso con SPF, ormai in commercio ce ne sono tantissime, ci sono addirittura fondotinta con SPF, quindi l'importante è avere un qualche SPF, almeno 30, ma pure 20, diciamo, dato che magari è da utilizzare per strada, però un minimo di SPF giornaliero è fondamentale, ci aiuta tantissimo, ne gioveremo nel futuro, quindi mi raccomando, adesso sta arrivando l'estate, quindi no alle esposizioni pazze. Io sento spesso dire: ormai mi sono abbronzata, quindi non applico più la protezione perché ormai ho raggiunto quella e ho sbloccato la melanina, quindi non ho più bisogno della protezione. Assolutamente no, pelle chiara, pelle scura va sempre sempre tutelata, a maggior ragione noi che siamo chiari, proprio che ve lo dico a fare, ma e comunque ragazzi ci si abbronza ugualmente con la protezione, ci si abbronza anzi meglio, perché man mano che ti abbronzi vedi la tua pelle abbronzata, invece se ti abbronzi male vedi prima la pelle bruciata, poi la vedi spellata, poi forse vedi la bronzatura che fa schifo praticamente. Comando, lo dico adesso che siamo a marzo, iniziate a pensare, a ponderare la protezione solare in estate e sia in inverno, ma soprattutto in estate, è una manna dal cielo per quanto riguarda l'invecchiamento cutaneo. È proprio l'ABC, ragazze. Mi raccomando, non smetterò mai di dirlo. Spalmatevi la crema solare e fatelo anche nel modo giusto. Questo penso che farò un video apposito sull'importanza della quantità di crema, della frequenza dell'applicazione della crema solare. Anche questi sono temi fondamentali. Adesso mi limiterò semplicemente a dirvi che il sole, l'esposizione solare fatta sconsideratamente è la prima causa dell'invecchiamento cutaneo. Adesso mi limiterò a dirvi che la prima causa dell'invecchiamento cutaneo è l'esposizione solare sconsiderata, è la primissima causa. Poi ragazze, un aspetto da non trascurare assolutamente, io mi ci metto proprio in primis ed è una cosa su cui ci devo davvero lavorare, il riposo. In inglese si dice il beauty sleep. Ragazzi, il riposo fa un bene alla pelle che voi non potete immaginare. Io lo noto, se osservate tanto la vostra pelle, lo notate. Io quando dormo 8-9 ore mi sveglio, mi sento una principessa, mi guardo allo specchio e dico wow, nel senso che il riposo aiuta proprio a chiudere un pochettino i pori, a distendere la pelle, e io la sento, mi parla quando ho riposato e mi dice grazie, sto bene. Quindi cerchiamo di non trascurare il riposo. Purtroppo lo so, lo stress, il lavoro, ci sono diverse situazioni nell'ambito della quotidianità che non ci permettono purtroppo di riposare in maniera adeguata, però laddove possiamo, quando possiamo concederci quell'oretta in più, magari rinunciamo ad un altro episodio della serie nostra preferita su Netflix e andiamo a letto prima, perché ne gioveremo tantissimo, non solo dal punto di vista estetico ma anche psicologico, perché lo scarso riposo fa veramente male e io ve lo posso garantire in prima persona. Poi ragazzi,
ragazze, non parliamo solo di viso, perché non è solo il viso che invecchia, ma è anche la pelle del corpo. Allora, per quanto riguarda la pelle del corpo, di sicuro qualcosa che possiamo fare è applicare un minimo di prodotto emulsionante subito dopo la doccia. Usare solamente la detersione e poi mettersi subito i vestiti addosso è una cosa che io non riesco proprio a concepire. Ormai per me è diventata anche una, diciamo, una sensazione psicologica, ecco. Sicuramente non muore nessuno, però applicare un qualcosa dopo la doccia ci aiuta tantissimo. Voi pensate, il viso, vi lavate il viso la mattina e uscite così, io mi sentirei tipo una crepa vivente, mi sentirei. Lo stesso vale per il corpo ha bisogno di essere idratato, ha bisogno di essere nutrito, la pelle del nostro corpo. Quindi che sia un olio o che sia una crema, mi raccomando, applicate qualcosa di addolcente sul vostro corpo, soprattutto sulle gambe, soprattutto per noi donne che con l'utilizzo che sia il rasoio, che sia la ceretta, che sia qualunque dispositivo per la rimozione dei peli, comunque sottoponiamo la pelle delle nostre gambe a grandi stress. Per cui mi raccomando, idratiamo sempre il nostro corpo. E ormai siamo qui che ne parliamo, e poi lo dico anche con una punta di imbarazzo, dobbiamo idratare anche il nostro seno, perché è una di quelle zone del corpo che anche nella quotidianità è soggetta a diversi cambiamenti, a diversi stress. Ad esempio, parliamo del ciclo: durante il ciclo subisce delle variazioni. Queste variazioni possono accompagnare, possono favorire l'insorgenza di smagliature, la perdita di tono, perché comunque la pelle subisce determinati stress. Quindi fornire la giusta idratazione anche al seno è fondamentale, quindi non trascuriamo il nostro corpo. Ora, qui mi rimprovero da sola, e ragazze, indossiamo i guanti in inverno quando usciamo di casa, perché ve lo dico proprio perché io penso sempre, dico sempre anche a mio marito: amore, la prima parte di me che vedrai rugosa e schifosa saranno sicuramente le mie mani, perché io le trascuro tantissimo, cioè applico tantissima crema, l'applico in continuazione. Adesso, soprattutto con la situazione sanitaria che stiamo vivendo, l'applicazione costante di igienizzanti per le mani, io la faccio seguire spesso e volentieri dall'applicazione di una crema a mani, che purtroppo non mi basta, perché la pelle, almeno nel mio caso specifico, il freddo mi fa tantissimo male, mi secca tantissimo le mani, ne parlo spesso con la mia ecotecnica. Quindi un consiglio che posso dare a voi: mi raccomando, indossate i guanti. Io dimentico sempre di metterli in borsa, di metterli in tasca, e mi maledico per questo. Quindi mi raccomando, in inverno ovviamente indossate i guanti se non avete la possibilità di mettere le mani in tasca, oppure quel maledetto utilizzo del cellulare quando stiamo fuori, ed è quello che a me proprio mi danneggia, il fatto che magari sto aspettando l'autobus e per passare il tempo guardo il cellulare, a meno che non utilizzi quei guanti per dispositivi elettronici. Tenere la mano fuori al freddo fa tanto 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 male alle mani. Quindi mi raccomando, crema mani e guanti, soprattutto in inverno, la crema anche in estate. Poi, ragazzi, c'è un altro aspetto: alimentazione. Allora, dovete sapere che il consumo eccessivo di grassi e di zuccheri favorisce tanto l'invecchiamento cutaneo. Perché? Perché cosa succede? Diciamo che chimicamente gli zuccheri che ingeriamo entrano in circolazione nel sangue e si attaccano alle fibre proteiche del collagene e dell'elastina, contrastandone il giusto ricambio. Quindi cerchiamo di non eccedere con il consumo di grassi e di zuccheri. Parlo soprattutto di fast food, parlo di merendine troppo zuccherate, ricche di conservanti. E ve lo sta dicendo quella che fa i video con il bacio perugina, con l'uovo di Pasqua, con le zeppe. Quanto sono credibile, da 1 a 10? Fatemelo sapere nei commenti, per favore. Scusate. Vabbè, io sono una golosona, però posso garantirvi che nel quotidiano sto attenta, però quando ci devo dare dentro ci do dentro. Vabbè, comunque, attenzione agli zuccheri, perché i zuccheri fanno male. Non solo alla dieta, non solo alla forma fisica, ma anche alla nostra pelle.
quindi ragazzi, non c'è, non abbiamo scuse. Adesso vado, mi mangio il mio vecchio di cioccolato, vabbè. Allora, altre due piccole cose sono, uno, l'inquinamento. Con quello poco ci possiamo fare, cerchiamo nei limiti delle nostre possibilità di utilizzare magari un prodotto barriera per le nostre passeggiate in città. Ci sono tantissime creme in commercio contro lo smog, ad esempio c'è proprio una linea anti-pollution di Veralab, se non sbaglio, ce ne sono di diverse, ci sono proprio dei prodotti specifici che agiscono contro lo smog, quindi cerchiamo di fare attenzione. Purtroppo viviamo in questo mondo e non è che immaginatevi la sera usciamo con le amiche, oh, oggi voglio andare al centro, oh no, io non posso perché se no mi becchia la pelle. Vabbè, però insomma cerchiamo magari di stare attenti ai prodotti che utilizziamo, ecco. Poi un'altra cosa molto importante è la temperatura della nostra pelle. E so che molti non lo sanno, però una temperatura troppo alta non ci fa bene. Ad esempio in inverno stare a casa con i termosifoni a palla non ci fa assolutamente bene alla tonicità della pelle, alla tonicità delle gambe, il calore crea gonfiore, fa male, non è un... il calore non è bellezza purtroppo. E cerchiamo di mantenere sempre negli ambienti dove... a casa, sostanzialmente a casa, di mantenere una temperatura giusta, che non sia troppo calda, piuttosto l'inverno di coprirci con una coperta, con una felpa in più, con qualcosa in più, però il calore a palla vi posso assicurare che non fa bene alla nostra pelle. Poi ultima cosa che volevo dirvi, ci fanno male anche le luci blu. Ne ho fatto un video a proposito, quello in cui vi parlavo della crema di Richiova e contro le luci blu, la Namur Blue Monday, che sto amando tantissimo, anzi adesso che sono passato ancora più tempo posso confermarvi che è una crema che mi sta dando grandissime soddisfazioni. Vi lascio una scheda dove ve ne parlo proprio nello specifico. Le luci blu cosa sono? Sono quelle luci che vengono emesse dai dispositivi elettronici, PC, cellulare, è il male del nostro tempo, quindi non possiamo rinunciarci più di tanto. Chiaramente con il PC ci si lavora, il telefono fa parte della nostra vita, è inutile stare qui a negarlo. Si stava meglio quando si stava peggio, mio nonno, la campagna, ok, anch'io amo la campagna, amo gli animali, amo i miei nonni, amo tutto, però vivo nel 2021 e sto a contatto con i dispositivi elettronici, che mi piaccia o no. Quindi cerchiamo di utilizzare prodotti specifici, cerchiamo di limitarne l'uso nei limiti del possibile. Comunque a livello cosmetico ci si sta muovendo tantissimo in questa direzione. E niente ragazze, questi erano tutti i miei consigli per oggi, spero di avervi tenuto compagnia, di esservi stata un minimo utile, di avervi detto qualcosa che non sapevate, magari sapevate tutto, come dico sempre, magari qualcosina, magari no. Prego, fatemi sentire un po' guru. E niente ragazze, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, perché a prescindere mi fa sempre un sacco piacere, non potete capire quanto apprezzo il supporto anche singolo di ognuno di voi. E vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram, se ancora non lo fate, è molto semplice, mi chiamo Rita Caliandro. Ho anche una pagina su Facebook dove vi aggiorno su tutto, magari non tutti hanno Instagram, quasi tutti però hanno Facebook, quindi da qualche parte mi potete seguire, non avete scuse. Ok ragazze, per oggi è tutto, io la mia fantastica pianta di cui vado particolarmente orgogliosa, vi mandiamo un grossissimo bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!